Bueno, ya tenemos a los profesionales que nos comentaba Bruno, así que él va a dar paso a presentármelo y haremos algunas preguntas y bueno, pues si necesitamos traducir, Bruno se va a prestar también a hacernos de traductor, ¿no, Bruno? Sí, sí, todo lo que hace falta. De todas formas está también el maestro Antonio Pucci, que él trabaja aquí en España, tiene una escuela de pizzero aquí en Fuengirola, que puede traducir, además traducirá mejor porque hablan de cosas técnicas que yo también desconozco. De todas formas, este es el maestro Angelo Jezzi, el maestro Antonio Pucci. Bueno, pues va, hablamos primero con Ángelo, que tengo aquí a mi derecha. Ángelo, bueno, creo que ha sido esto en primicia para la Costa del Sol, para Málaga, que esté usted hoy aquí, ¿no? ¿Es la primera vez? No, non è la prima volta, io sono stato già nei primi anni 90, dal 90 fino al 2000 qui in Spagna, spesso e volentieri. Facevo un po' avanti e indietro fra l'Italia e la Spagna, abbiamo collaborato molto qui in Spagna. Bene negli anni 90 per qui, además che ellos come prima scuola nel mondo, che il nome API, ha avviamento commerciale in tutto il mondo, entonces va sempre dando vuelta nel mondo. Cina, Dubai, America, sta sempre dando vuelta. E Angelo è uno dello migliori al mondo, egli non l'ha detto però, è così. Sí, sí. Lo dice todo el mundo, así con lo cual algo tendrá cuando todo el mundo dice que usted es el mejor. Y bueno, para conseguir haber sido el mejor, me imagino que es un proceso de mucho trabajo y de viajar y de ver muchas cosas. Aspetta, traduce lui. Vai, traduci. No, que te ha dicho que al final, ¿cómo se consigue hacer? ¿Cómo se fa a ser el mejor? Cioè, ¿a base de qué cosa? Come lo dicono gli altri più che altro, no? Lo dicono gli altri, i risultati insomma che si ottengono in 25-30 anni di lavoro, di, a parte i premi, ma insomma tutti i riconoscimenti insomma, del mondo e la scienza, la tecnologia che abbiamo portato nel mondo della pizza è importantissima. Poi sempre il discorso degli altri che ti dicono quando sei bravo, no? I risultati finali, insomma, quando fai una consulenza, un'apertura, un avviamento commerciale, un piccolo meeting così. Buonissimi risultati. È la demà che dice che il prodotto è buono, come in questa circostanza, mira, si dove la pizza, abbiamo fatto quasi 30-40 pizza, non sta né un trozzo di pizza, questo significa che la pizza l'ha apprezzata. Además sono pizza di alta qualità e di alta digeribilità. Stiamo parlando già del top della pizza. Si Angelo, oggi era uno chef, eso che si chiama chef cocinero, che lì anche, tenia 6, 7, 8, 10 stelle a Michelin. Questo è. Perché se trabaja a alto livello, ma adesso non si può delegare. Io mi immagino che la tecnica della pizza avrà sido sempre la misma, che è una tradizione che usted aprendería e che l'ha potuto perfezionare, però che hoy por hoy, lo che è la masa, lo che sono le harina, ha cambiato da quando usted empezó en la cocina? Da quando è cominciato è cambiato qualcosa, cioè la farina va avanti, no? Hai fatto sicuramente nuove... Sì, diciamo che la trasformazione della pizza da come si conosceva è cominciata nel 90, 87-90, e da lì è stata chiaramente una crescita, no? Continua, degli studi continui, in più le macchine che ti davano la possibilità di studiare meglio tutti i processi chimici. Però diciamo la rivoluzione della pizza in Italia l'abbiamo cominciata nel 90, questo un po' in Italia, e poi portarla mano a mano in tutto il mondo. Hasta los años 90 uno tenía una pizza basilar, después egli empezó a studiare perché egli non hace pizzero, nel sentito che egli studia la harina, egli studia l'orno, egli studia il sistema, non è un pizzero, egli hace scuola allo maestro. Entonces ahí desde el año 90 l'Italia ha empezado a estudiar nuevo procedimiento, nueva harina. Ahí estamos hablando de harina muy fuerte, de harina con mezcla, de harina estudiada cada día para tener un producto de alta digeribilidad. ¿Y qué significa? Significa que esta pizza que llevó Angelo desde Roma tiene ya 6 horas y es un 90% de agua. O sea, estamos hablando de agua, no estamos hablando más de harina. Stiamo parlando di, per questo dico, stiamo parlando di algo di importante, di algo che va oltre la pizza. E nada, studiando sempre la miglior formula per tenere la pizza, che in media ora tu tieni che tenere hambre a través. E lo è di che si occupa Angelo, con lo staff. Interesante todo lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo ha visto usted el resultado del público, los asistentes que estaban hoy invitados por el señor Bruno aquí a la contadina? ¿Cómo ha visto usted la reacción de los invitados? Visto cuánta pizza abbiamo fatto, lo sono a mangiare molto bene.
e è sempre un po' interessante quando si parla di un prodotto vivo che è la cosa più conosciuta al mondo, ma completamente diverso dalla vecchia conoscenza. Sempre, i risultati sono sempre ottimi, insomma. Ha notato un livello alto della cocina italiana, della utilizzazione dei prodotti, perché qui lo che viene sono professionali, no Bruno? Perché sono, sì, che sí, te he preguntado, no? Sì, claro, sono todo profesionale, sí, 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 claro. Dentro de lo profesional le pregunto si ha visto mucho nivel en la cocina, en las preguntas que han hecho, y se veía un nivel alto. Il pubblico presente erano professionisti, quindi sono stati interessati, sì, a questa cosa, sì, a questa novità. Tutti i pizzaioli, ho detto, conoscevano un vecchio sistema, ne hanno conosciuto uno nuovo, l'hanno apprezzato tantissimo. Ecco qui, stanno, dopo 2-3 ore stanno ancora qui, perciò vuol dire che abbiamo colpito, ha fatto nel segno, insomma, no? Bueno, esperamos que no, que venga usted más veces, que haya otros, ¿no? Otros, una vez al mes se va a hacer, ¿sí? ¿Sí? Ah, pues estupendo. Bueno, ya le cogemos la palabra, dice el Che. Bueno, no sé si se podría también dar algunas recomendaciones, porque bueno, los invitados, era invitado selecto, no sé, para los jóvenes que quieren empezar a estudiar pues las técnicas de la pizzería, si le podríamos hacer alguna recomendación. Poi mira, acquisiamo una base che è la contadina, che ne trae prodotto e che stiamo sempre con ellos, facendo avviamento commerciale, e abbiamo una base molto forte che è l'API. A internet se pone API già sale tutta la struttura, che a livello mondiale è la primiera, lo puedo dire, è la primiera. E entonces para los jóvenes, yo recomiendo, perché è una professione che in qualche momento tu te poni in internet, busco pizzero, in tutto il mondo se sta pizzero. De cosa, aquí de facto está aquí algún chileno, está aquí algún brasilero que ha venido a hacer el curso da un amigo de su Marchetti, que representa l'API al nord, y nada, para dar trabajo a todo el mundo, lo estábamos diciendo. Es un trabajo muy bueno, y un pizzero bueno gana desde los 1500 hasta no sé dónde. No sé. Un pizzero es difícil de encontrar, pero gracias a los profesionales que, bueno, que preparan a estos señores una profesión buena para su vida. Bueno, pues, ¿alguna más cosa que añadir, Bruno? ¿Quieres añadir algo más? Lo que espero es invitar públicamente el maestro Angelo una volta, que venga un'altra volta a Málaga, y que ci insegni y ci migliori tutto el lavoro quotidiano que noi dobbiamo fare. Bueno, pues, ¿qué le Perfecto. Sí, has estado. Sí, sí. España, insomma, no. Bueno, pues yo creo que lo único que nos falta es probar esta pizza, ¿no, Bruno? Así que vamos a probarla, a ver qué tal, porque la teoría ya la tenemos, a ver la práctica. Muchas gracias. Gracias, Ale, encantado. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias.